Salve a tutti ragazzi, io sono Phoenix e bentornati su Skyrim. Dunque, siamo pronti ad andare avanti. Cosa abbiamo fatto finora? Allora, sto dicendo troppe volte allora. Dunque, anche dunque, mamma mia. Ma, tabula rasa. Allora, siamo arrivati a Eversteed e ora ci avviamo verso i 7000 gradini per raggiungere i Barba Grigia, che ci diranno qual è il nostro ruolo nel mondo. Dovrei andarci anch'io. Soprattutto i Barba Grigia tendono a Dunque, uscire. parlando con questo Abbiamo tanto bell'uomo, sospetto. ci Purtroppo darà le una mie gambe non sono missione più quelle davvero. secondaria, Tieni, visto che dobbiamo andare vedrai se su, questo dobbiamo forse mi farla. viene provviste. Quindi dobbiamo Vedo soltanto che la portare delle recensione della provviste mia a tenda Rothgar non da Alto. un'oggi. Dove dobbiamo andare? Cosa abbiamo fatto? Il Siamo un frontiere po' sta saliti di attaccando. livello, 2 o 3 livelli li abbiamo fatti. Abbiamo potenziato salute e vigore e sbloccato un po' di abilità interessanti. Sia per l'armatura pesante, credo, mi sembra. E boh, un'altra che sono sicuro che abbiamo fatto è. Mi stavo perdendo il capitello. Quella della magia della distruzione, che ci permette di fare magie con la metà della magica. Molto buono. Emblema numero 1. Prima dell'avvento degli uomini, i draghi regnavano su tutto il Mundus. La loro parola era la voce, e parlavano solo per le vere necessità, perché la voce poteva oscurare il cielo e inondare la terra. Sì, dicevo. Abbiamo trovato questa abilità per la magica, per cui molto buono. Abbiamo fatto anche qualche livello di forgiatura, un po'. Così ho sperimentato un mezzo per cui vi farò un tutorial più avanti su come potenziare velocemente la forgiatura, che ci servirà assolutamente per iniziare a affrontarci fin da subito le nostre armi e armature, noi. Visto che come loot in giro si trova poco, o roba poco rara. Per cui ricordiamoci sempre di prendere sulle pellicce dei vari animali che uccideremo. Perché ci serviranno per le strisce di pelle. Per un'altra storia ve la racconterò più avanti. Abbiamo equipaggiato fiamme. Perché in questa zona vivono i troll, e i troll del gelo, e i lupi del gelo, che sono dei nemici ostici. Veramente fastidiosi. E il Sei fuoco è il arrivato loro in punto sorseria a debole. Rothgar Alto. Fatto. Ma eccoci all'emblema numero 2. Gli uomini apparvero e si diffusero su tutta la superficie del Mundus. I draghi presiedevano alle masse. Gli uomini erano deboli e non avevano voce. Attenzione ai nemici. Non hanno voce in materia! No, ok, scusate, scherzo. Oh. Che figo. Io giocherei a Skyrim anche solo per l'ambientazione, per il cielo. È veramente una cosa epica. Eccolo qua! Ma è anche detto. Oh, bene. Bene, bene, bene. Come avete visto, il metodo per salire di livello in questo gioco è potenziare le varie abilità dei vari alberi dell'abilità del personaggio. E il modo per potenziarle è utilizzare le cose. Quindi per potenziare la magia di distruzione devo usare la magia di distruzione. E difatti le missioni non ci daranno mai punti esperienza o abilità. Ci daranno soltanto oro. Il che tutto sommato è un metodo anche giusto di crescita questo, perché diventeremo più forti nelle cose che useremo di più. Il che è una gran differenza rispetto a tanti altri GDR. Per esempio, un classico JRPG è tipo Final Fantasy VII, noi faremo punti esperienza in generale e saliremo di livello e cresceremo in maniera costante.
Mentre qua potremmo benissimo fare un personaggio con tantissima difesa e un mago, che non si è mai visto un mago con tantissima difesa. Solitamente la difesa abbinata al tank. Però, ok, basta. Emblema numero 3. Nei tempi antichi lo spirito primigenio degli uomini era forte. Non temevano di affrontare i draghi e le loro voci, ma i draghi, con un semplice urlo, li abbatterono nello spirito e nel corpo. Sto iniziando a parlare troppo, forse. Va bene, lo direte voi. Allora, i progetti per Cimicianga. Come già detto, probabilmente in qualche altro video, forse. O forse mi sto confondendo. Vabbè, noi affronteremo la storia principale per prima. E poi andremo a affrontare tutte le missioni secondarie. Altri progetti per Cimicianga. Penso di continuare a creare a costruirlo come un mago guerriero, ossia magia e spada, o ascia. Però penso più spada, mi piacciono di più le spade. Armi a due mani non fanno per me, vi dirò. Continueremo per il momento ad andare avanti con le armature pesanti, perché essendo di livello basso. Essendo un Khajiit che ha pochissima difesa di suo, inizialmente ci conviene far così. Emblema numero 4. Kine invocò Paturnax, che ebbe compassione dell'uomo. Insieme insegnarono agli uomini a usare la voce. Allora scoppiò la guerra dei draghi, drago contro lingua. Sì, dicevo, delle armature, e più avanti probabilmente di qua, passeremo con la leggera. Quando avremo dei bonus da poterli inserire. Dunque, la peggiore delle ipotesi che potrebbe capitarci sarebbe di trovare un troll del gelo. Sono molto ostici da eliminare. Molto bene, me la sono buffata, eh? Lidia, attacca! Sì, dove sta? No! No, 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 no! Vai via! Vai via! Brava Lidia, brava! Dio, sei brutto. Grasso di troll e frecce d'acciaio. Ti sei mangiato un avventuriero, eh? Ho anche perso il filo del discorso. Molto bene. Emblema 5. Gli uomini vinsero e cacciarono Alduin dal mondo. Dimostrarono a tutti che anche la loro voce era forte, sebbene in molti si sacrificarono. Teoricamente forse siamo quasi arrivati perché iniziamo ad essere abbastanza in alto. Si continua per di qua, si vede una scalinata. Cioè non è che stiamo andando. Ah beh dai, ci manca poco, su. Poco. Siamo a tre quarti di viaggio e basta. Dunde dunde dun. Altri progetti per Chimichanga. La visuale. Allora, devo dire che apprezzo di più la visuale in prima persona perché ti immerge di più nel personaggio. Però, in terza persona fa figo perché vedi l'armatura che ti metti. Per cui qua ditemi voi cosa preferite. Con lingue ruggenti, i figli del cielo conquistarono tutto. Fondato il primo impero con la spada e la voce. Fondando il primo impero con la spada e la voce, mentre i draghi sparivano da questo mondo. È una storia triste. Perché bene o male c'erano prima i draghi.
Però, come vedete, stanno aumentando le tavolette incise, per cui forse siamo sulla... A parte essere sulla buona strada, forse siamo quasi arrivati anche. Ammazza, questo è proprio sull'orlo. Emblema 7. Le lingue andarono umilmente alla Montagna Rossa. Jürgen Windthaler cominciò la sua meditazione dei 7 anni, per comprendere come le voci potessero fallire. Per comprendere come le forti voci potessero fallire. Ok, oggi non so leggere. Però intanto abbiamo anche la maglietta dedicata al nostro personaggio, un mago guerriero. Silenzio di tomba. Giunse tra di noi. E andò a farsi benedire anche il mio italiano. Jürgen Windthaler scelse il silenzio. E ritornò. I 17 avversari non riuscirono ad abbatterlo urlando. Jürgen il Calmo costruì la sua casa su sulla gola del mondo. Sto Jürgen il Calmo. Dovremmo andarci a informare meglio su chi è. Ma lo scopriremo sicuramente. Ora, una piccola verità sul gioco. Io ci ho giocato parecchio tempo fa. Non mi ricordo bene o male, sto facendo come se fosse la prima volta le missioni, con gli occhi della scoperta, per lo più. Oh, intravedo una struttura. Per cui sarà un bel viaggio che ci divertiremo assieme, amici. Tavoletta scolpita. Dopo anni di silenzio, i Barbagrigia pronunciarono un nome. Tiber Septim. Allora un fanciullo fu convocato a Hrothgar. Lo benedirono e lo chiamarono Dovahkiin. Quindi diventare un imperatore. Se magari. Venera la voce. Segui il sentiero interiore. Parla solo per la vera necessità. Ehi. Scusa. Voce dei cieli. Gli animali ti ignoreranno 23 ore. Fico. Però siamo affetti da una malattia. Ecco perché mi dicevano che non sembrava molto sano. Ah, mi sa che non abbiamo nulla per curarci invece. Vabbè, ci penseremo più avanti. Allora, vi hanno detto la missione di prima. Ah, che dobbiamo metterla nel baule. Vai. Lascia. Molto bene. Ed ora, eccoci. Pronti a essere ufficialmente chiamati Dovahkiin. Però se abbiamo messo un quarto d'ora per salire fin quassù. Non male. Hi! Sì, appare il sassone di drago in questa epoca di cambiamenti. Prima cosa, mostraci se sei davvero il sassone di drago. Una dimostrazione di potere. Allontanati, vecchietto! Grazie. Arrivi io. Dovremmo ricordarci questo nome. Ma avete chiamato voi? Guidarti e aiutarti a scoprire, così come Barbagrigia ha fatto con i sangue di drago venuti prima di te. Quindi non sono l'unico? Prima di
Da quando Hagrid ha vestito per la prima volta questo bene, effetti l'abbiamo letto fuori. Ah, quindi potrebbero essercene anche altri. Ok. Ok, tu whom. Perfetto. Impariamo un po' di terminologie, dai. Ecco perché capivamo i draghi, quindi. Errore mio. Ogni volta che riesci a padroneggiare una parola, il tuo urlo diventa più potente. Capito, capo. Ora ti insegnerà Ro, la seconda parola della forza. Ok. Ro, nella lingua dei draghi, significa equilibrio. Combinalo con Fusus, forza, per pronunciare maggiormente il tuo tutto. Figo! Posso farlo anch'io? Equilibrio, forza inesorabile. Quindi non è così semplice, eh? Quindi è più semplice per me. Ma quindi si assorbisse in un'anima di drago, quindi... Scusa. Ben diverso ora. Ah. Certo, capo. Dammi un attimo che mi riprenda, però. Ro! Quanto è figa sta cosa? Imparare in fretta. Di nuovo. Certamente. Ok. Ro! Yes! Il tuo turno è molto preciso. Grazie, non è un organizzatore. Borri? Ciao Borri! Ma che figa la tunica anche. Camminiamo piano per rendere un po' più epico il momento. Sei aprirmi anche a me, però, eh? Dio, che brutta che sei qua lì, mamma mia. Allora, Borri, che si racconta di bello? Non sei un tipo di grandi parole, eh? Hi, Borri. Mi piace. Mm-hmm.
Maestro Borgo ti insegnerà la prima parola di un nuovo urlo. Ok. Ah, ok. Uff, che si fosse bloccato, mamma mia. Hold! Ammazza, che lunga che è! Devi sentire la mano dentro di te, prima di poterlo proiettare. Ok, quindi un po' come metti la cera, togli la cera. Chiaro. Turbino, scatto turbinoso. Credo il turbinoso perché non vuole andare avanti. Grazie amico Borri. Ok. Ah, turbinante. In effetti turbinoso non stava tanto bene. Che figo! Oh, allora, urli. Figo come urlo. La tua rapidità nel prendere il nuovo tutto è incredibile. Avevo udito le storie che narrano sottovalutare il sangue di drago, vederlo con i miei occhi. Gli dei che hanno fatto questo dono per una ragione. Sta a te scoprire. Ora puoi affrontare il tuo lavoro. Recupera il corno di Jürgen Winkler, il nostro fondatore della sua. Resta fedele alla via della voce e farai il ritorno. D'accordo. Ne approfittiamo per fare due chiacchiere. Quindi il mio ritorno, la mia parsa, comparsa, è dovuta al ritorno dei draghi. Non permettere che la facilità con cui apprende l'uso della voce ti renda vittima dell'arroganza e della sete di potere che ha portato alla rovina molti sangue di drago prima di te. Allora, informazioni su chi sono Jürgen. Un maestro della voce. Dopo la disfatta della montagna rossa, dove l'esercito dei nord venne annientato, passò molti anni e alla fine capì che gli dei avevano punito i nord e in modo arrogante e blasfemo fu il primo. È stata colpa vostra, nord, vostra. È un cagiti ora. La serie l'abbiamo se nelle mani. La meglio su tutti gli avversari e nacque la voce di un dono che la dea Kinneret salva dei tempi. Sebbene questo dono sia stato spesso usato impropriamente, l'unico vero utilizzo della voce sta nella la vera maestria della voce può essere ottenuta solo quando il tuo spirito interiore con l'armonia serve con le tue azioni esteriori. Noi ci sforziamo di ottenere questo equilibrio contemplando il cielo. Meditazione. Il sangue di drago è l'eccezione della regola. Quel sangue è il dono degli dèi. Se accettiamo un dono, perché evitare gli altri? In quanto sangue di drago è noi dunque desideriamo insegnarti a usare correttamente il tuo dono. Ma in effetti il ragionamento non fa una chiesa. Grazie mille. Vediamo i barbagrilli chi sono. Secondo gli insegnamenti del... Ma pochi a chi ha cessato di studiare... Non è il tuo caso, sangue di drago.
È un onore guidarti verso la maestria dell'utilizzo della tua voce. Le loro voci sono troppo potenti. Insostenibili perché non è addestrato nella via. Basta un gruppo per ucciderli. I draghi sono sempre stati in grado di usare l'urlo. Nella lingua draconica non c'è differenza tra discutere e combattere. Per i draghi urlare nei tempi del mito, quando i mortali si trovano in grande difficoltà, la dea Kindred, alla maggior parte delle persone servono anni. Ma tu hai la lingua draconica nel sangue e apprendi quasi senza sforzo. Vediamo questo. Sono l'abilità innata di apprendere e di proiettarlo. Pochi mortali nascono con tale abilità, che se siamo un dono alla maledizione, ciò che hai già preso in pochi giorni è richiesto. Alcuni credono che il sangue di drago sia inviato nel mondo dagli dei quando ce n'è più bisogno. Ne parleremo meglio più tardi. Ok. La preparazione non c'è dubbio. Non è un caso che il sangue di drago sia scarso ora. Dovresti concentrarti su perfezionare la tua voce. Se ci sono in quattro. Il nostro superiore Arthur Nutz vive da solo su cima. Quando la tua voce riuscirà a farti strada. Il famoso Patronax di cui abbiamo letto prima. Come ho detto, saprai che non avessero separato aprirti la strada che porta fino a loro. D'accordo. Ok, dunque, la missione prossima sarebbe il corno di Jürgen. Dunque, direi che abbiamo fatto un bel po' oggi. E per cui io vi direi grazie per aver visto il video e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!